Paninetti, bentornati in un nuovo video. Mi è appena arrivato finalmente un pacchetto creativo da Maria Tortorici, che per chi ancora di voi non la conoscesse, ma dubito fortemente, è colei che vende da secoli, è colei che mi ha fatto scoprire la resina, il mondo degli stampi, tutto quello che io adesso amo lo devo a lei, lo ripeterò mille volte perché sì, ci tengo. E insomma, ho acquistato da Maria, ovvero la Petite Déco oppure Petite Molds & Co, che ovviamente vi lascio il link qui sotto nell'info box, nuovi stampini, approfittando anche del fatto che ho vinto un contest che Maria ed Angela avevano creato su Facebook e ho vinto come premio un 50% di sconto da una delle due, e quindi dovendo già fare questo ordine ne ho approfittato e quindi sì, ho preso un po' di così. Questo pacco tra l'altro è stato un pochino travagliato perché mai una gioia era arrivato a Catania, cosa che non abbiamo capito né io né Maria perché, visto che io abito al sud, e cioè sud Italia, e abito precisamente in Puglia, quindi non si sa perché il pacco sia andato a Catania, ma c'era stato un problema da parte del Corriere SDA e comunque oggi il pacco poi è tornato da me. Quindi adesso vado ad aprirlo e vi faccio vedere tutto ciò che ho acquistato. Ok, tutto è contenuto in queste due bustine bellissime con questo deco tape fantastico che cerco di aprire, così vi faccio vedere tutto uno per uno. Allora, c'è questo qui che non ho acquistato io in realtà, ma Maria me l'aveva fatto vedere, è stata così dolce che ha deciso di inviarmelo e sembra già fantastico, cioè guardate quanti dettagli. Poi ovviamente lo sapete, i suoi stampi sono tipo perfetti, sono i migliori al mondo e io li amo, li uso da ormai secoli, e quindi mi ha mandato questo qui e mi ha messo anche questa qui della serratura vicino ed è bellissimo. Grazie Maria, grazie, grazie. Poi, siccome le avevo chiesto lo stampo delle alette e lei mi aveva detto che ne aveva uno in più di questi, mi ha mandato direttamente quello in plastica che io desideravo da un sacco di tempo per crearci appunto le alette, che sono fantastiche, tutte magari sbrillucicose, insomma qualcosa mi inventerò, ci tenevo un sacco ad averle e quindi Maria me le ha fatte. Poi, Maria in più mi ha messo anche questa cornice bellissima, questa è un po' più grande ma ci sta, è davvero davvero carina, ha un sacco di dettagli anche questo, oddio non vedo l'ora di farle in resina, è bellissima. Maria, grazie, è bellissima anche questa, è stra fantastica. Poi c'è questo qui invece che gli ho chiesto io, in cui lei però ha aggiunto anche altre cose nello stampo. Praticamente gli ho richiesto questo stampo qua, che non so se vi ricordate, io avevo ma mi si è poi distrutto, quindi ho dovuto richiederglielo. Poi lo stampo di questa base che invece mi piace un sacco, e lo stampo di questa che ancora non avevo. E lei poi ci ha messo questi stampi di queste due gemme bellissime e di questo qui che invece è un tipo una sfera cabochon ed è bellissimo, quanto mi piace gli stampi con tante cose dentro che occupano meno spazio anche. È stra bello, non vedo l'ora di usarli tutti quanti, sono dettagliatissimi e poi sono sempre perfetti sui stampi, cioè inutile che io ve lo dica, sono sempre stati perfetti, sono sempre gli stampi migliori in commercio secondo me, visto che li ho provati, anzi che li provo da secoli e ormai anche voi li avete conosciuti. Poi ho preso altre cosine, ho ripreso lo stampo di questo qui perché, aspettate che tolgo questo pezzettino, ah no, è nella gomma forse, sì è nella gomma, ho ripreso questo stampo qui perché il mio si era distrutto, l'avevo colato veramente già da tantissime volte ed era completamente, si era aperto tutto nei lati di qua, si era tipo tagliato e in più ovviamente iniziava ad inglobarsi la resina, quindi dovevo assolutamente riprenderlo, è sempre uno tra i miei preferiti perché è tutto molto dettagliato, ha un sacco di particolari bellissimi secondo me. Poi gli ho chiesto questo stampo qui nuovo di cui mi piaceva tantissimo la cornicetta, questa qui intorno, e c'è anche questa decorazione al centro, questi credo siano quelli che lei acquista. E poi ci sono due stampi di questa base qui che mi vedete utilizzare sempre, se non mi sbaglio anche questi qua li ha acquistati o non so se li ha creati lei, poi ovviamente Maria ci dirà. E a parte che profumano, oddio, sono di una gomma profumatissima, gli altri profumano? No, gli altri no, ma questi due fucsia profumano da morire. Comunque sono delle basi che ormai mi vedete utilizzare sempre e come già sapete gli entrambi gli stampi che avevo si erano distrutti, quindi ho chiesto a Maria di darmene altri due perché tanto li colo praticamente ogni 3 secondi e sono i soliti insomma. Poi
Poi l'ultimo stampo che vi faccio vedere è questo qui, che è fantastico. Anche questo ha una miriade di dettagli. Non so quale sia il verso, se questo o questo, ma credo si possa usare veramente come preferite. Io credo che sia questo il verso, forse. O forse questo, oddio, non lo so. È più carino per così, penso. Per così, boh, non lo so, vedremo. Ma è bellissimo, guardate quanti dettagli ha. È stra dettagliato ed ha... Secondo me è molto particolare, poi io sono sempre alla ricerca di basi nuove per le mie creazioni, quindi insomma giusto anche per cambiare un pochino ogni tanto. Quindi questo è stato tutto il mio ordine da Maria. Ovviamente vi ricordo che per acquistare le sue creazioni in resina e gli suoi stampi potete andare a visitare il suo negozio Etsy che si chiama Petit Molds & Co, di cui vi lascio il link qui sotto nell'info box. Spero che tutto ciò che vi ho fatto vedere oggi vi piaccia e io scappo subito a creare con la resina perché voglio e devo, anzi, colare tutte queste nuove cosine e poi faremo, vi caricherò sicuramente un nuovo video e scopriamo con tutto quanto di questi stampini nuovi. Quindi io vi mando un bacione gigantesco di Letty e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!